Buongiorno. Allora, siamo qui oggi per darvi un annuncio per noi molto importante ed è l'avvenuta firma del preaccordo per il nuovo contratto decentrato. Siamo molto orgogliosi di questo risultato per vari motivi. Innanzitutto per il percorso che questa amministrazione ha scelto sin dal principio di avviare, un percorso che fosse condiviso con i lavoratori. Quindi abbiamo da subito voluto marcare una differenza e impostare un rapporto diverso con i lavoratori, con i sindacati. Volevamo coinvolgere i lavoratori, come vogliamo fare, nella creazione di un nuovo modo di concepire il lavoro del dipendente pubblico. In questo senso sono andate anche tante delle misure, non ultima quella sui premi, che abbiamo voluto introdurre. I premi di risultato, chiamiamoli così, debbono essere parametrati a elementi oggettivi che tuttavia non possono prescindere dal livello del servizio erogato e allo stesso tempo i premi debbono premiare, debbono andare a gratificare l'intera struttura. E questo era un concetto che per noi era fondamentale, consente di creare quello che noi chiamiamo una sorta di spirito di squadra per garantire ai cittadini uno standard di servizio non solo buono, io direi eccellente. Quindi un po' il senso di questa rivoluzione che abbiamo voluto portare all'interno di questo contratto decentrato. Speriamo quindi che l'amministrazione possa quanto prima tararsi su un nuovo livello e che i cittadini possano beneficiare a loro volta quanto prima di nuovi livelli di servizi.